Chiusura totale dal Movimento 5 Stelle. Il governo ha presentato un DEF in cui la pressione fiscale rimane alta per i prossimi 2 anni e la disoccupazione continua ad aumentare fino al 2017. Ci colpisce tra le altre cose l'appoggio di Sella al governo e poi ci rendiamo conto che anche su quanto riguarda le buste paga in realtà non ci sono le coperture. Martedì approderà alla Camera il decreto sul lavoro. In commissione presieduta da Cesare Damiano della minoranza cuperliana è stata battaglia. Punto di mediazione è stato trovato con le modifiche alla norma. Le proroghe ai contratti a termine scendono da 8 a 5. Le aziende con più di 30 dipendenti dovranno assumere il 20% degli apprendisti per prenderne altri. Ma molto probabilmente il governo porrà la fiducia.